Buonasera amici e amiche. Vi lascio questo ultimo messaggio, poi vi do la buonanotte per non farvi stare troppo davanti a Facebook. Riguardo al messaggio di prima, le fiamme gemelle, quello che siamo venuti qui a fare, a smontare l'identificazione. Quello che andiamo a vedere ora, secondo il mio punto di vista, è proprio tutto ciò che si aggancia al io, al me. Quindi i sensi di colpa, le paure, le ansie, le preoccupazioni, la noia, l'infelicità, i motivi per cui ci sentiamo attaccati da qualcuno, che qualcuno ci ha fatto qualcosa, che la nostra fiamma, quell'amore fantastico ci ha fatto qualcosa. Ecco, questo è ciò che, su cui stiamo lavorando. Dobbiamo avere tutti quanti l'umiltà, il coraggio, la forza di mettere in gioco ciò che pensiamo di essere, di ristabilire il contatto attraverso il respiro, nel mio caso, mi aiuta tanto il Tai Chi, è proprio questo il lavoro che fa, almeno per quanto mi riguarda, è una meditazione. Quindi mi ha portato a riconoscere l'io, la finzione, e quell'energia infinita che noi siamo. Parliamo tanto di quinta dimensione, fiamma gemella, l'essere divino, l'io sono. Okay, chiamiamolo come vogliamo, l'amore incondizionato è quello. Incondizionato vuol dire senza condizione, non ha bisogno di un corpo per manifestarsi. È amore incondizionato, è tutto quello che c'è. Quindi, senza giudizio, ci è chiesto di amarci sempre di più. E amarci vuol dire vedere l'altro, riconoscerlo, quello con la mascherina, quello senza, quello che crede nei vaccini, quello che crede in qualsiasi altra cosa, siamo sempre noi. Questo ci ha chiesto di fare Bill Gates, quell'altro, quello che guadagna 5.000 euro, il Movimento 5 Stelle che prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, quello che dice tutte le bugie, quello che non ti dice la verità, quello che ti tiene la televisione che dice tutte le sue bugie per mantenerti dove? Osserva, osserviamo, ok? È un gioco forte anche perché abbiamo Facebook che ci fa identificare. Io mi guardo nel io, senti, io mi guardo nel video e mi sento io. Dico, ah, io sono io. Io sono quello. L'abbondanza è ciò che siamo, l'abbondanza è l'energia. Quindi più condividiamo, più facciamo star bene gli altri. Il messaggio che mi è arrivato oggi è questo: abbiamo già tutti i doni, più ci facciamo star bene l'uno con l'altro e ci facciamo dimenticare dell'io. Ci facciamo dimenticare di quello che soffre, di quello che ha paura di morire, di quello che ha paura che finisce qualcosa, che l'amore deve arrivare, che l'amore non c'è. Quello è il nostro compito. Che qualcosa finisca, che ci sia una fine del mondo, che ci arrivi qualsiasi altra cosa. Ecco, questo lo stiamo vivendo, le paure le stiamo vedendo collettivamente e ci lavoriamo collettivamente, ognuno di per sé, quindi buon lavoro. E se posso aiutarvi, condividete, scrivete, è questo che dobbiamo fare, condividere, scrivere. Facebook serve a questo. Se scrivete, condividete, da parte mia non c'è nessun giudizio, da parte vostra nemmeno ci deve essere, e ci deve essere un reciproco scambio, ok? Questo ci chiede, è una condivisione. Quindi l'abbondanza è questo, condividere talenti, condividere intenti, condividere parole, invocazioni, tutto quello che può essere utile, dalla preghiera, dalla visualizzazione, tutto, tutto, tutto. Siamo tutti maestri e lo stiamo ritornando a scoprire, a condividere e a integrare sempre di più. Un abbraccio a tutti, ciao.